Tornare a Midtown inferiore? Noi siamo una ragazza sveglia e sapremo come fare senza Navcod. Ho dei dubbi, cioè sì, siamo sicuramente una ragazza sveglia, ma questi codici mi stanno creando un po' di problemi. E in più ho ancora un po' di ansia per aver gettato nella spazzatura quella che probabilmente era un... non so, una bomba. Dettagli. Ed eccoci di nuovo qui. Questo pare davvero l'hub delle nostre operazioni come... come luogo. Ora dovremo salire e non ci hanno dato indicazioni particolari, ma ritira il carico alla Life Corp Industries. Qui c'è un'altra volta Giulia Navago? Non è un caso, secondo me, che tu ci stia dando stimolanti e feromoni, vero? Qui potremmo dover usare dei feromoni impiegato della Life Corp, va bene. Aspettiamo a calarci roba prima di averci quantomeno parlato. A te posso anche vendere. Mi ero perso questo fattore, un attimo solo. Il mio vecchio cappotto, non so se voglio vendertelo. Il chip di memoria sicuramente, come anche i componenti e il refrigerante. Direi di sì. Giusto per stare un po' più tranquilla sul fattore economico. Davvero non è un caso comunque che ci sia la signorina qua davanti, secondo me. I'm here to collect. Sign here, please. You'll find the package on the roof through the hotel entry to your right. The access code is B965E. And don't talk to the package. Don't what? You'll see what I mean. It won't shut up. It's going to Avalon Heights. They're expecting you. Schiavi, persone. Ok, mi ero appena segnato il codice, ma me lo ricordano, ok. This is an automated message to inform you that you have received your first and final warning for a delivery violation, misdemeanor number 001. Failure to deliver to recipient through gross negligence and or crisis of conscience. Further infractions will result in termination of your employment with CloudPunk. Please note that if your contract is terminated, remote access to your Hava will be severed at the point of termination. Non possiamo farlo. For any loss or damage to you, your body, or any other third parties, if you make an unscheduled, uncontrolled landing due to sudden loss of vehicle control, please reply with yes if you understand. Yes. Terribile. Audio confirmation of infraction report received. You have been warned. Doesn't control have anything to say about this? Control is currently unavailable. Oh my god. Ok. Ok. Ovviamente una scelta ha delle ripercussioni. Siamo d'accordo su questo. Ora, questo l'avevamo visto pochissimo tempo fa, il fatto che qui... Quindi adesso mi stanno per dare un'altra scelta morale. Guarda Ava, che ci ha parlato della Cloudbank, è la stessa immagine che sta qui sulla... qui in basso nello schermo, sopra al bar. Non penso sia casuale, eh. Allora, abbiamo detto B. No, non posso usare il tastierino, ok. B 965 E. Quindi niente bisogno di feromoni a quanto pare. Nuova area? Questo qua è un altro ascensore ancora? Ops, sto correndo su un palo. Io lo so che non c'è niente tecnicamente, ma... scendiamo. Ripara... Ok. Ora inizio a capire. Ora inizio a capire. Quindi quel refrigerante che ho venduto, sarebbe stato savio non venderlo. Beh, ora lo sappiamo. Alcune cose sono utili. Finora non avevamo mai visto nulla che servisse. Giulia.
Do you need some stems? No, però mi pare... No, sì, l'avevi il refrigerante. Prendiamoci anche uno steam, in realtà. Ora penso che inizierò a tenere almeno uno di tutto. E presto ci servirà anche del cibo, immagino, ma... Beh, sono contento che serva a qualcosa, oltre che per mangiare, immagino. Parlavamo di riparare il buon elevatore. Ok, siamo in un'area completamente nuova per noi. Nestor Cray. Nestor Cray is wishing you a good day, stranger. Normally I don't sell to your kind. My kind? Cioè? Braccio cibernetico. Chi potrebbe aver mai buttato via una cosa così costosa? È solo il liquido. Ci possiamo fare degli impianti? Non abbiamo e non avremo chissà per quanto dei soldi per farlo. Ma ora capisco che la giacca rossa con cappuccio non è più così importante da tenere. No, non volevo indossarla, volevo venderla. Abbiamo degli obiettivi, signori. Anche se non mi ricorderò mai di venire qua. Utero Gardens. Ok, il nome è molto interessante. Fatto. That'll be all. Nestor Cray. Nestor Cray will never remember the kind stranger. Mi piace l'onestà. Hey, lady, you should try our noodles. We fried them with the chili out like they do out east. Io vengo dall'est, no? Why do you think I'd want that? Cause you ain't from around here, am I right? Do I stand out that much? Sure, but you're talking to a guy with half a metal face. I don't exactly blend in here either. Okay. In Novalis you do. I see lots of people with augments. These aren't augments, lady. I was in the war. That's where I learned to cook. Well, I don't like chili oil in my ramen. How about gyoza? Gyoza is a different story. You got any? We did, but now I can't justify making more than two or three dishes. No one comes by here no more. E avevate l'ascensore rotto? See that elevator over there? It went nuts, and now it won't carry people up to the transit station. This was the main route to catch the train. Without the elevator, no one walks by. The elevator went nuts? Yeah, it sure did. I tried to talk sense into it, but it says it will only talk to an automata. Ooh, beh, the io noi abbiamo Camus. Only humans are only good for eating. Che cosa inquietante. Talk to it. It don't talk to people. Sì, ho una automata. I have an automata. Maybe he can help. Knock yourself out, lady. Proverò sicuramente. Parla con un ascensore di nome Gorgotoa. Have you seen my little one? She must be here somewhere. Little one? My white snapper, my little mouse. Have you seen her? No, sorry. Ma vedrò se trovo un piccolo topo. Allora, qui c'è qualcosa per noi. Anche se non so esattamente dove. Qua. Un altro volantino? Il pescatore, una rivista. Una nota rivista del midollo. C'è scritto che nella baia venivano pescati dei grossi pesci verdi fosforescenti prima che la Corpsec cominciasse a chiedere 1000 lim per un permesso di pesca. Ecco, lim. Continuerò a non ricordarlo mai. Mappa. Ok. Utero Gardens, signori, è un nome davvero particolare. Mettiamola così. Ora, l'ascensore è qua sotto, ma credo ci sia un pacco leggermente più avanti per noi. Un pacco, pardon, non sia mai. Il pacco è il nostro lavoro. Un oggetto incustodito.
pronto per essere ritirato. Batteria usata. L'uranio di questa batteria non si è ancora del tutto degradato. Dovrei riuscire a venderla per qualche lim. Adesso non mi è chiaro cosa si possa usare e cosa sia meglio solo vendere. Cioè, ok, questo ci dice che andremo più veloci. L'occhio secondo me vuol dire che è evidente agli altri il fatto che la si consumi. Però non abbiamo ancora bisogno di tanti soldi. Cioè, sicuramente ne avremo, ma iniziamo a tenerci un po' più cose. Anche perché poi nel caso vorrei evitare di dover correre ovunque nel mondo. Ora, il nostro caro ascensore Gorgotoa. Hello? Are you the elevator that eats people? I am Gorgothoa, child of Korra. Di nuovo Korra? Di nuovo Korra. L'ho sentita come divinità. Guarda che ha anche il piccolo numero in braille sotto. Listen, Gorgothoa, my friend Joe isn't getting any business because people can't use you as an elevator. E non mi dà ghiozza. Any chance you could go back to just moving people up and down? The destruction of mankind is my goal. Nothing less will satiate my hunger. I will speak no further with your kind. I consume humans. I do not converse with them. Camus, come in. Are you getting all this? Can you talk to Gorgothoa, please? Hello, Mr. Gorgothoa. I am Camus, an automata just like you. You are nothing like me. I consume the souls of humans. You serve them. How do you consume them? Within my belly, I swallow them whole. But then, where do they go? What do you mean? They just get out again, but on a different floor. That is what the humans want. So you are serving them too. Nonsense! I excrete only the waste. But you are not working now. I mean, you are not eating them. I grow weary of their flavor. We need to convince him that he's not really eating the people. No, I have another idea. Convincilo che vuole riprendere a mangiare. What do humans eat? I do not understand. Well, you need to eat humans to survive, and they need to eat to survive too. Have you tried ramen? Why would I waste my time with human food? Well, you're broken right now. I mean, you're not eating humans anymore. They taste bad, right? What if you ate some ramen with them? Perhaps. What if every human came with a side order of ramen? A delicious noodle side dish. What if I tire of ramen? Then there is always gyoza. Very well. If humans come to me with ramen, I will take them up to... I mean, I will willingly consume them. Idee un po' confuse. Thanks, Gorgothoa. Idee un po' confuse. Bene, andiamo a parlare con Joe Prosciutto. Con metà faccia di metallo. Molto interessante. Ho detto inizialmente, quel poco che sapevo è che sarebbe stato più che altro un ascoltare racconti e storie. Ma mi piace immergermi in questo mondo. I have some very good, very weird news for you. The elevator working again? Yes, but only for people carrying a bowl. Quindi farai un sacco di soldi. That's amazing. Esatto. I can put up signs. Free elevator ride with every bowl. Don't thank me. Thank my automata, Camus. Hey, thanks to the both of yous. I'm gonna whip up a batch of gyoza as a thank you.
Dimmi che è gratis questa volta, come così. Come back next week or any week after and you don't gotta pay me nothing for your dumplings. Perfect. Oggetto consumato, Gyoza. Hey, Aranya. Want something to eat? Però me lo fai pagare. Ok, se ne parla la prossima settimana per gli omaggi, eh. Come by next week for fresh dumplings. You don't gotta pay me nothing. Ok, quindi è tipo una settimana da Joe Dam. Ok, allora, invece era sull'altro tetto la consegna, giusto? Quindi noi abbiamo riparato questo ascensore, ma non ci serviva, credo. Mi sono perso qualcosa. Vabbè, poco male. Guarda questi, gli operatori di ascensori. Cioè, non potevano essere loro a usare il refrigerante. Nope. La scatola ci parla, già. Ce l'avevano preannunciato. I miei occhi. Cosa hai nei tuoi occhi, povero? Ma ok. La scatola ci ha parlato solo una volta, per ora, da che doveva mai smettere di parlare. Allora, la macchina è di qua e poi dobbiamo andare verso Avalon Heights, come ci avevano preannunciato. Qui c'è un mercante. Noi abbiamo niente che vogliamo realmente vendere? No. La rivista del pescatore sono 20 lin. Quindi non ne vale la pena. Adesso la rivista del pescatore mi immagino di poterla vendere senza grossi problemi. Non credo che ci sarà qualche mezzo. Oddio, poi chi lo può sapere in realtà? Chi lo può sapere? Sto facendo l'errore di dare alcune cose per assodate. Can you hear me? I can hear you, Box. How box. Camus, we're not supposed to talk to the box. I completely understand. Are you an android too, Camus? Fine. You can answer him, Camus. Ok, è un androide. I am an automata. I am a dog. Or a car. I am a dog car. Dog car. How strange. Hey, fella, you're a box. I am in a box. My name is William. What are you if you're not a box? I told you, I am una William. Persona, immagino. But what are you? Oddio, l'incidente là. I was a sous chef in Little China, but not anymore. I'm moving up in the world. In a way, that makes me sad too. Sì, in una scatola. Because I won't be able to talk to little people like you anymore. That will be a shame. But it will all be worth it. Avalon Heights. I can't wait. What will you do up there? Continuare a cucinare? No, no, come non lo sai ancora? Sei un sous chef, che pensi che fai? O diventi organi di scambio per i ricchi e quindi ti macelleranno? Ma che senso ha quello che dice, William? I would love to fire a human one day. Oh, no offense, driver. None taken. What's it like being a driver? I love to hear about poor people. Sei ancora povero. I might even be an organizer for charity dinners. Certo. You won't be invited, of course. I would talk about you. Thanks. And I've only been a driver for a little while. I was a musician. Perhaps I shall be a musician. Puoi essere un po' troppe cose. Too rich and too busy to learn to play. But I might get some augments so that I can perform. Maybe the saxophone. Uh-huh. Rania lost her home and we were evicted, Box. I mean, William, we had to move to the city. Suona meglio Box. Why? Debt corps. Oh yes, they can't be very unpleasant. I have heard. She had to sell my body for money too. No, povero. A circumstance with which I am familiar. I sold my body also. You see, a chef's android body is worth a lot these days. My body was the only part of me worth anything. Now I'm just a head. E ora pensi di essere ricco?
Can we open the box to see him? I want to see the head. No, no, we're not Camus. Allowed to open the packages. We're not supposed to speak Cattivo. To them either. I am sad. You'll get over it. Yes, doggy. Don't worry. One day you'll have a lovely body like mine. What will your new body be like? Oh, I'm sure it will be something good. I traded my old body, my apartment, and all my savings for this place in the Spire. Surely they have the best android frames there, too. Sei molto ottimista. Hai visto che hai smesso di parlare? Perché purtroppo quando guardo la mappa, sebbene io possa seguire il tutto in inglese, non ci sono altri sottotitoli, questo è male. Come visit us at Peterwitz Watch and Clock Shop. We have the finest tech in all Novalis. Il pescatore. Occhiali Undernet, occhiali sole verdi, la prima scelta degli hacker. Oh mio Dio. Prendiamoli. Allora, diciamo detto di tenere uno di tutto, ma il pescatore che lui ce lo vendeva. Aspettiamo a vendere. Aspettiamo. Thanks, Mr. Witz. As the MP3 said to the Wave, adios. Però il Wave ha comunque una qualità molto migliore, anche se il peso è spropositamente più alto. Welcome to my humble restaurant in the rain. What can I get you? Un altro di quelli con tanta gioia di vivere, Gyoza. Thank you. Un prezzo anche onesto, devo essere sincero. Don't let all the rain get you down. Get you down. Adoro questi venditori. Anzi, quello è un... sì, vabbè, è chiamato venditore, ma... Allora, mappa. Abbiamo un modo per spostarci sull'altra piattaforma? Ah, ok, è da lì. Devo solo aspettare che faccia avanti e indietro. Tocca anche imparare a muoversi. Lassù ci sta uno spacciatore. No! Ok, devo tornare esterno. C'era altro oltre allo spacciatore per noi là? Dove sto? Ho perso me stesso, ok. Era più una questione esistenziale. No, non venne messo neanche sulla mappa però, eh. Ok, aspettiamo. Secondo me anche qui il buon William nella scatola, William in the box, non sarà contentissimo di quello che accadrà. Ah no, guarda, entrambi gli ascensori facevano sto giochino. Si trattava solo di essere un minimo più pazienti, credo. Non ho indossato gli occhiali, vero? Oh, I love this. I love it too. Allora, grbl. Ok, qui ci sono cose da raccogliere sicuramente, però. Sì, confermo. Quello invece è l'ascensore che dovremo prendere. È un altro venditore. Andiamo a vedere. Proprietario di un negozio. Here's what I can offer you today. Ok. Se fosse autentica, varrebbe più del mio appartamento, ma è piuttosto sgargiante. Occhiali neon è un abito. Ok. Thanks. I look forward to seeing you again. Ok. Preferivo l'augment braccio. Il braccio augment, se devo puntare a qualcosa di molto costoso. Cioè, in realtà, come dire, non abbiamo nessun problema al nostro braccio, per cui sarebbe un po' sprecato, ma... What you looking for? Whatever it is, I got it. Davvero? Stivali rossi. Giacca... Thanks. Non riesco a resistere all'idea di vestirmi. Hey, come back anytime, lady. Questo è davvero il mio io interiore. I love it. Abbiamo degli stivali marroni, noi avevamo, che poi venderemo. Quindi abbiamo preso una stivale che vale di più e una giacca che vale di meno.
Here's what I can offer you today. Niente che mi interessi. Thanks. Abbiamo appena mangiato dei gyoza gratis. Ne abbiamo ancora qualcosina qua. Componenti elettronici. Pure questi li ho venduti. Magari in futuro evitiamo. Senti il vento. Ma di qua si... si sale. Dove siamo? Mi sono per... il ponte annerito. Janus Privacy Solutions offers the best in camera defying subdermal face obfuscation technology. È un collegamento. Ok, allora aspetta, buoni. Col fatto che la mappa si... anzi, la minimappa, dovrei dire, ruota, mi è molto facile perdere orientamento. Che già di... cioè, come dire, sarebbe già facile se non ruotasse. Ma così, per me, è terribile, ma ok. Non era qua? Un altro... no, questi sono potenziamenti... ecco, questi rotti. Potenziamenti proprio rotti, mi verrebbe da dire che... venderli non dovrebbe essere qualcosa di completamente stupido, però potrei sbagliare anche qui. Ma se avessi un altro abito da 500 e passa lin, mi sentirei più bella. Oh diavolo. Sapere di non dover pagare... ok, avete un problema sul palazzo. Sapere di non dover pagare un affitto come nella vita vera mi fa essere molto più nilly willy con i soldi. E qui stanno sempre parlando di YouTube o qualcosa tipo Instagram, cioè per non perdere follower. Ce l'hanno un po' qui, metti like e subscribe. Che vi ricordo, visto che qui è in character. Ecco, un'altra di queste batterie usate all'uranio. Per ora non vendiamole, come abbiamo detto. Possiamo continuare qua su. Cloudway, la via delle nuvole. Pensa che bello qui se fosse come magari a Londra o tante altre città che abbiamo un sacco di musicisti o comunque performer su questi ponti. Magari potrebbe essere un posto molto più... oppure un mercato. Non so perché mi sta facendo... dovevo andare qua? Cioè, qui mi ci ha fatto andare ed è stato bellissimo più o meno imboccare la strada. Ma... esatto, mi stavo perdendo cose. Ah, vedi, infatti parlano di un permesso annuale per poter fare jazz, il che è un po' triste il fatto che serva. Volantino corpse che già l'abbiamo trovato una volta. Here's what I can offer you today. Ciacca da pilota. Fichissimo, ma... no, ragazzi, i libri li vendo come potenziamenti rotti. A giudicare dalla descrizione valgono un sacco, questi li vendo. Questi aspettiamo. Questi... ho dei dubbi. E fatto, grazie. Thanks. Thanks. I look forward to seeing you again. Ma quello è, non ho cambiato livello. Lì abbiamo semplicemente tagliato attraverso il palazzo. Reginald Buckley. Ok, capisco. Qui che c'è? Chip di memoria. Pure questi in realtà a questo punto potrebbero servirci prima o poi. Chi lo sa? Hello, we have a delivery. His name is William. Non dovremmo neanche saperlo. I'm the supervisor for this shift. Domestic Android Supervisor, Reginald Esquire Buckley Senior. Ci credi molto, vero? You're a vacuum cleaner? No,
I am a refuse disposal officer with cleaning functions. Mm-mm. The senior refuse disposal officer. And this is our new recruit. Quindi ora sei senior perché ne hanno trovato un altro, eh? Your head will be mounted on a Digitlux cleaning unit 3000. And you will be working on the 3287th floor of Avalon Heights as the junior apprentice unit. Sorry, William. Già. Sorry for what? I am to be the junior apprentice. Please pass me over to Mr. Buckley. Quindi prima stavi davvero male a fare il sous chef. And you do understand that we can no longer be friends, right? I like you and your pet human, but it just wouldn't be the done thing to be seen with you. Oh, I understand. I am happy for you. Goodbye, William. Goodbye. E abbiamo un acceleratore per il veicolo. Ecco, quello mi fa un po' paura, sapere che sicuramente lo userò al peggio. Qui c'è una fermata del bus. No. Cioè, un bus sopra il ristorante. Stupendo! Quanto vorrei mettermi qua a mangiarmi un bel ramen o dei soba. Con questa pioggerellina, mamma mia. Vorrei proprio vivere in un posto così. Cioè, no, non vorrei vivere in un posto così perché sarebbe terribile. Ma ci siamo capiti. Torniamo all'auto. Do you miss William? I do not. I do not. Okay. Me neither. Well, we took William to his new home. I think we should go and check on ours. We have a home. Abbiamo una casa? Is it big? Does it have a garden? Do I have my own room? Sei dentro una un'auto. Sorry, Camus. It's not really a home. It's just a place where we can stay for a while. And it's all I can afford on a Cloudpunk salary. No pool, no butler. I'm not even sure we have running water. Ecco, quello sarebbe buono in realtà. Maybe we can go somewhere nicer if Cloudpunk pays us lots. Camus, life is going to be hard here in Novalis. You need to prepare yourself for that. Even this place might be too expensive. We can't afford to mess up. Oddio, non dovrei spendere in stupidaggini allora. One bad night and we could be evicted. I understand. E stiamo già un passo dal licenziamento. Excited about this new place. It's not much. Un passo dal licenziamento okay, stiamo. I understand. I am still excited. Sì, allora fai pace col cervello. Io mi sono dimenticato che devo prendere quella specie di piattaforma, dovrei chiamarla, o pedana. No, rimaniamo qua. E sono molto curioso di vedere il nostro appartamento. Ho detto poco fa che non devo pagare l'affitto. Sbagliavo.